Ciao a tutti! Oggi vi mostrerò come si arriva a questo risultato. Utilizzerò questo pirografo. Si tratta di un pirografo con la regolazione della temperatura e le punte a filo. Ho preso una tavoletta di legno di pioppo e inizio a passarla con la carta vetrata. Deve essere levigata molto bene per togliere tutte le asperità del legno, che altrimenti danno fastidio alla punta del pirografo, non le permettono di scorrere bene. Questa tavoletta l'ho acquistata già così sagomata e come dimensioni è 15 x 24 cm, uno spessore da 5 mm. Qui vediamo che poi, dopo aver usato la carta vetrata, utilizziamo della paglietta molto fine per togliere proprio bene tutti i pelini del legno. Una volta preparato il legno, passiamo al disegno. Abbiamo scelto di riportare un disegno di una statua classica. Posizioniamo con della carta gommata il foglio sul legno, in modo che stia attaccato, altrimenti poi si sposta. Inserisco un foglio di carta carbone tra il disegno e il legno, con la parte copiativa verso il basso. E ora con una matita a punta molto fine e anche un po' dura, diciamo un HB, andiamo a riportare il disegno sul legno. Ci vuole un po' di pazienza, un po' di tempo, ma piano piano, almeno riportare i tratti principali. Ecco, vediamo che una volta finito ci resta il disegno sul legno. A questo punto ci prepariamo all'utilizzo del pirografo. Come ho già detto, usiamo un pirografo con centralina e regolazione della temperatura. Punte a filo che vanno inserite e avvitate. Qui abbiamo una spazzolina in ottone per pulire ogni tanto la punta. Avvitiamo bene la nostra punta, in particolare utilizzeremo una punta piatta. Usandola di spigolo si riescono a fare dei tratti molto fini, molto sottili. Invece di piatto faremo le sfumature. Thank you.
Ecco qui, spero vi sia piaciuto. Per oggi abbiamo finito e vi aspettiamo per il nostro prossimo video. Se vi è piaciuto questo video potete condividerlo. Se vi serve un pirografo, rivolgetevi a noi, Elettronica Didattica. Sul nostro sito troverete tutti i pirografi che abbiamo a disposizione. Grazie, arrivederci alla prossima.